Siamo in onda, mi ascoltate? Accidenti, non avrei voluto. Pensavo di farcela come tante altre volte, invece la vita non la decidiamo noi. Volevo salutarvi con questo messaggio, ringraziarvi e lasciarvi anche così un po' di me. Salutarvi perché è nata così e non tornerò più lì. Da tanto tempo non ci sono e mi siete mancati molto, il lavoro mi è mancato molto, il lavoro per me è stato una fonte di vita. Il lavoro è verità, il nostro lavoro è verità. Deve essere verità. Abbiamo un debito verso i telespettatori. Dobbiamo non accontentarli, dobbiamo dire la verità. Ci credono a quello che noi diciamo. E noi dobbiamo essere onesti intellettualmente. Sempre. Questo penso, questo ho sempre pensato. E spero che tutti voi, e credo che tutti voi, pensiate la stessa cosa. Io, non sono, diciamo, contenta che sia finita così, però ringrazio Dio perché dalla vita ho avuto veramente tutto quello che potevo desiderare, anche di più forse, anzi senza forse, di più. E volevo dirvi un'altra cosa importante, molto importante, a cui sarete già arrivati, però non si sa mai. È molto importante riconoscere la propria vita, riconoscere le cose più importanti della propria vita. Non trascurate mai le vostre famiglie, neanche per il lavoro non deve dominarci. Niente deve dominarci, nemmeno una malattia deve dominarci. Bisogna essere liberi di amare e saper amare profondamente. Amare il proprio lavoro, amare la propria famiglia, amare i propri amici, amare i propri nemici. Arrabbiarsi, ma amare. La forza della vita, il senso della vita è solo l'amore. L'amore è quello che si spinge a fare le cose migliori nel corso di tutta la nostra vita. E quando succede una cosa come è successo a me, è bello sentirsi pieni, sentirsi sereni, sentirsi in pace col mondo. Sentire di aver fatto quello che si voleva fare con sincerità, anche pagando un prezzo che non è mai troppo alto nei confronti poi del fatto che la vita è vera, è vissuta, sta finendo. È successo tante volte a me di pensare sta finendo, ma è successo anche di pensare che bella questa vita. Fino alla fine l'ho pensato. L'ho pregato perché stessi qui con i miei bambini, con mio marito, con la mia mamma, con il mio mondo. Ma non sono arrabbiata o... Ognuno di noi ha un destino, ha un percorso. E il mio cerchio si vede che doveva chiudersi così. Però ricordatevi queste parole, sono importanti, perché se al termine della vita una persona si accorge di aver sbagliato, di non aver fatto quello che aveva desiderato, voluto, si accorge di non aver amato, io credo che una malattia e poi l'esito di questa malattia sia affrontato con molta angoscia. Io ho avuto angoscia solo per lasciare i miei bambini, mio marito, mia mamma, la mia famiglia. Solo per loro, non per me. Io ho avuto tutto. E ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato. Questo messaggio non so se può servirvi. Però
pensateci, perché è molto importante. Bisogna pensarci quando si ha tempo per pensarci. Io vi abbraccio, che dire di noi, di voi. Siamo dei grandi, siamo bravi. Abbiamo fatto crescere questo canale, io ci credo, ho sempre creduto tanto, così tanto. Io volevo ringraziare tutti per la vicinanza e l'affetto di questo periodo. E poi anche per la vicinanza e l'affetto di prima. E anche per la vicinanza e l'affetto di dopo. Perché non ho tanta voglia di andarmene, quindi secondo me ruzzolerò da qualche pagina lì, qualche giornale, qualche notizia, qualche scrittura bizzarra verrà fuori. Non vi lascio, dai. Un abbraccio grande a tutti.